qualche emozione. Devo dire oggi è stata una giornata molto importante, il primo ringraziamento va a voi che di mercoledì 1 aprile alle 15.30 avete ancora la forza e la voglia e l'entusiasmo di aspettare l'arrivo e di consumare anche una giornata insieme a parlare di temi di cui generalmente non si vuole parlare, si scappa, la politica è qualcosa che ritrae le persone e che allontana, ma noi sostanzialmente questa scommessa sentiamo di doverla portare sulla nostra pelle, con i nostri cuori, con le nostre intelligenze, e vedo qui tanti compagni di ogni giorno, amministratori, sindaci, rappresentanti di categorie, e sento di dovervi ringraziare per la vostra sentita presenza oggi qui. Il senso di questa giornata, il perché di questa giornata, prima a Catania siamo andati a trovare il sindaco Enzo Bianco, poi un passaggio importante alla facoltà di scienze politiche, nella quale è stato presentato il libro L'Europa cambia verso, col perché l'Europa deve cambiare verso e quali sono le opportunità, e con la presenza nella capitale della Sicilia, a Palermo, in questa città, e perché la presenza di Gianni Pittella. Io credo che sia una presenza importante, intanto perché l'Italia ha l'onore di rappresentare, di avere un rappresentante italiano di 190 parlamentari europei scelti fra 24 stati, quindi la posizione di Gianni è una posizione 28, è una posizione importante, una posizione nevralgica e anche un semaforo delle attività e delle priorità all'interno del Parlamento europeo, e dall'altra parte consente a noi di essere quello strumento d'ascolto, di proposizione, di contatto, che ci consente anche di spostare la palla rispetto all'impasse che noi stiamo vivendo. Io devo dire che dobbiamo dirlo senza mezzi termini. Oggi abbiamo preceduto questo incontro, un breve incontro con alcuni imprenditori, ne faremo altri, e noi vogliamo rappresentare una Sicilia che non piange e si lamenta come fanno tutti. Noi vogliamo rappresentare un'altra Sicilia, che era il senso di questa nostra iniziativa, che è la Sicilia che ha ancora speranza, che ogni giorno si alza, che si sbraccia, che crede nel proprio lavoro, nelle opportunità, nella valorizzazione del proprio territorio, che crede nei propri cittadini e che cerca di giocarsi al massimo quelle che sono le proprie opportunità e le proprie responsabilità. E questo lo deve fare chiaramente essendo accompagnati da istituzioni che riescono non a facilitare il rapporto, ma quantomeno non a complicarlo e a dargli la rispondenza della relazione diretta. Con Gianni oggi apriamo un canale diretto con l'Europa. Apriamo un canale diretto perché siamo stanchi del balletto per il quale Roma ci ritira i soldi perché dice che siamo incapaci di spendere. La regione siciliana invece non è incapace e dice che Roma non ha attenzione. Non vogliamo più scuse, siamo ormai quasi a 3 anni di governo. Noi vogliamo che i nostri cittadini, che i nostri imprenditori, che i soggetti attivi della nostra realtà possano scommettersi senza più scuse, senza più intermediazioni e senza più giochi di lani e delle parti. È arrivato il momento di smettere di parlare, ed è il motivo per cui noi saremo anche molto brevi nei nostri incontri. È arrivato il momento per poter fare, per dare delle risposte e aprire questo canale diretto senza intermediazioni che ci fanno perdere tempo e che non fanno arrivare i frutti sperati qui da noi. E un altro tema importante, il partito dei socialisti e dei democratici europei. C'è anche un tema identitario e noi oggi lo dobbiamo assolutamente rimarcare. Noi siamo un partito che ha la responsabilità del governo a Roma, come in altre parti d'Italia e come lo è in questo momento anche nella regione siciliana. Noi siamo convinti che questo partito debba aggregare quante più persone sulla base delle idee, delle proposte e degli slanci programmatici che saremo in grado di portare avanti, perché noi dobbiamo sicuramente allargare la base elettorale, dobbiamo convincere chi non la pensava come noi a stare insieme a noi ed andare avanti insieme a noi. Ma quello che sta accadendo in Sicilia non è esattamente questo, non c'è un allargamento di base sociale, c'è semplicemente uno spostamento di gruppi politici, di dirigenti politici, di ceto politico che dal centrodestra si ricolloca all'interno del centro-sinistra, e per noi questa è l'operazione più antica del mondo. Trasformismo non ha nulla a che vedere con l'identità, con i nostri valori, con chi si convince di un progetto diverso. Certo, chi la pensa diversamente da noi può iniziare a pensarla come noi, ma quando si imbarcano soltanto ceto politico, rappresentanti politici, noi non stiamo facendo altro che dare la stessa offerta politica che c'è stata negli anni e che non mi pare stia portando questa terra a brillare per come dovrebbe, nuovamente perpetrandolo sulle spalle dei cittadini. Il caso più emblematico
lo abbiamo avuto fino a qualche ora fa. Anzi, ringrazio la presenza, e so che c'è Giacomo Dati insieme a tanti altri, di chi in solitudine ha avuto il coraggio di ribellarsi ad Agrigento contro un patto scellerato, essere solitari, essere additati per pazzi e poi finalmente vincere una battaglia che ci vedeva solitari, ma era una battaglia etica, era una battaglia di realtà nei confronti dei nostri militanti, dei nostri tesserati, dei nostri elettori e soprattutto della base dei cittadini che vedono sempre più un progressivo allontanamento della politica rispetto ad una operazione di grande chiarificazione. Noi questo non possiamo più consentirlo, il motivo per il quale abbiamo deciso di costituire una rete in Sicilia. Siamo stati a Catania, siamo stati a Palermo, abbiamo fatto altre iniziative a Messina, altre ne faremo in altre province, andremo ad Agrigento, perché è importante dare voce a chi in questo momento non sente di avere voce all'interno del nostro partito e all'interno della società, ed è importante continuare a tenere la bussola dritta e a tenere ancora accesa la speranza che ci deve guidare. È un compito importante. È un compito importante, sappiamo che stiamo vivendo una situazione non facile, le città non vengono amministrate come noi vorremmo, ci sarà anche il momento di parlare di alcuni provvedimenti che noi vorremmo portare avanti, in preparazione, lo dico sempre per l'atteggiamento costruttivo che noi vogliamo avere, una grande legge, che è una legge appunto su Palermo Capitale, che prevede degli interventi sul modello della legge Roma Capitale, degli interventi per la capitale della regione siciliana, che preveda un cambio infrastrutturale, urbanistico, di programmazione sociale, di pianificazione territoriale della nostra realtà, di visione amministrativa, perché noi vogliamo contribuire allo sviluppo del paese, non vogliamo essere la ruota di un carro che va avanti, noi abbiamo l'orgoglio delle nostre tradizioni e noi vogliamo essere un hub del Mediterraneo, vogliamo essere quella realtà di circolazione non soltanto delle persone ma anche dei saperi, lo diceva poco fa Salvandò, perché non pensare a una Sicilia, ai nostri Atenei, come a quella culla culturale che si collegano insieme a tutti gli altri Atenei del Mediterraneo che si affacciano in questo nostro continente per poter dare della formazione, per poter dare una linea politica, perché non pensare alle nostre infrastrutture, tra l'altro la congiuntura internazionale ci aiuta dal punto di vista trasportistico, delle merci, da ciò che può rappresentare la portualità della nostra isola. Allora la svolta sulle infrastrutture, la grande scommessa che il Mezzogiorno e la Sicilia vuole portare avanti. Noi vogliamo continuare a camminare avanti, vogliamo camminare sulle nostre gambe, lo vogliamo fare semplicemente perché troviamo non qualcuno che ci sorregga, ma compagni di viaggio durante questo nostro percorso, lo vogliamo costruire insieme. Sappiamo che molti di voi sono amministratori, ogni giorno vivono la frustrazione del nostro territorio. Io lo dico senza mezze misure, dobbiamo sbracciarci il doppio perché non stiamo dando le risposte che i siciliani si aspettavano. Non siamo quel governo della rivoluzione che hanno annunciato da essere, e quello che mi sento di dire non è Rosario stai tranquillo, ma è di dire Rosario stai sereno, nel senso preoccupati, ma perché si deve preoccupare del sentire che c'è in giro per la Sicilia, ci dobbiamo preoccupare di quello che si ascolta. Noi siamo quelli che stanno in mezzo alle persone, che vanno nei bar, che vanno nelle piazze, che stanno in mezzo alla gente, che fanno come i lavoratori, che vivono la preoccupazione dei lavoratori del call center, che non sanno se saranno interessati dalla procedura di delocalizzazione, che cercano di difendere il proprio posto di lavoro, che parlano con quegli imprenditori che chiedono un canale diretto all'Europa perché la Sicilia non fa altro che bloccarli, tardarli e non farli andare avanti e disincentivarli e farli perdere delle fasce di mercato. Noi abbiamo consapevolezza di tutto questo, non vogliamo nascondere il sole con una rete, non vogliamo filtrare nient'altro, ci offriamo come proposta politica all'interno dello scenario del territorio siciliano e soprattutto abbiamo capito che non possiamo delegare ad altri il nostro futuro. Come ho detto in altre occasioni e ritorno a dirlo oggi e concludo, non ci sarà nessun salvatore della patria. Ci salveremo se insieme saremo capaci di elaborare delle risposte e delle proposte per il nostro territorio, perché non arriverà nessuno a salvarci, perché siamo noi ciò che stavamo aspettando, non altro, e ci salveremo soltanto se insieme e se avremo questa consapevolezza. Allora siamo qui a Sala delle Lapidi, una sala importante non soltanto perché la sala è il capoluogo, ma è una sala che commemora al proprio interno tante figure di martiri, di uomini che hanno creduto in una Sicilia diversa e che per questo hanno pagato un prezzo.
Allora, per dirla come padre Pino Puglisi, se ognuno di noi fa qualcosa, insieme potremo fare molto e potremo cambiare la Sicilia. E ognuno di noi potrà essere orgoglioso di camminare con la schiena dritta e a testa alta, perché non sta elargendo favori, ma sta semplicemente garantendo diritti e opportunità al proprio territorio. È questo che vogliamo fare, è questo che già ti chiediamo di sostenere come processo politico, sociale, economico e culturale, ed è con questo che noi ci offriamo a tutti i siciliani e con voi che siete granelli, che poi diventate spiagge enormi su tutto il territorio, per mettere ancora in moto la speranza, per mettere in moto le energie, perché ce la dobbiamo fare, non abbiamo soltanto scuse da trovare, dobbiamo soltanto trovare delle risposte ai tanti problemi che attanagliano la nostra isola. Buon pomeriggio e vi ringrazio ancora tanto per la vostra partecipazione. Grazie Mallio, un ringraziamento affettuoso a tutte voi, a tutti voi, e essere in questa sede così prestigiosa e in quest'aula così emozionante mi porta ad anticipare due impegni che voglio assumere, e penso di poterlo fare anche a nome di Michela Giuffrida, ottima, efficace collega parlamentare. Il primo impegno lo dico innanzitutto a Maurizio. Il primo impegno è a costruire le relazioni e le interlocuzioni con i massimi vertici dell'Unione Europea, con voi, perché non ci siano alibi, Maurizio. Qui non esiste una mano oscura che porta le risorse in quel posto o in quell'altro posto, sia chiaro. Qui deve esistere la capacità di presentare buoni progetti, e questo dipende da voi e dalla capacità che noi abbiamo di costruirvi buone interlocuzioni, perché spesso non si fanno buoni progetti perché non si sanno quali sono gli orientamenti delle istituzioni europee. Quindi non si tratta di fare raccomandazioni, non si tratta di premiare chi non merita di essere premiato, si tratta di garantire a forze sane dell'economia e della società siciliana gli interlocutori giusti per mettere alla prova voi, innanzitutto voi, perché poi voi dovete vincere la scommessa. E il secondo impegno è, se non ci sono energie in grado di indicarvi la strada tecnica per presentare progetti sui programmi a sportello Bruxelles, io vi faccio incontrare i tecnici che vi possono dire come si fa, perché una cosa è certa: se noi perdiamo quest'ulteriore occasione, la nuova fase di programmazione 2014-2020, che non sono soltanto i fondi che passano dalla regione, noi siamo dei suicidi, tutti noi siamo dei suicidi. Quindi due impegni assunti nella solennità di questa sala, che saranno da me e da Michela onorati. E poi passo a qualche considerazione politica, ringraziando naturalmente Maglio, Presidente del Consiglio Comunale, Michela, Salvo Andò, con cui condivido passato e spero anche il futuro, diciamo, di una cultura politica indomita, della quale noi non siamo pentiti, che è la cultura socialista e la cultura riformista. Ringrazio molto Maurizio per le provocazioni e soprattutto perché lui è alla testa di un movimento di
è una delle energie positive di cui è ricco il Sud. È la cosa che più mi fa rabbia, perché io sono un uomo del Sud e sono un uomo che sta nel Sud, che conosce fino ai più profondi meandri del Mezzogiorno. E posso dirvi quante energie positive ed eccellenti ci sono nel Mezzogiorno. E quindi l'amarezza sale quando ti accorgi che le moltitudini di energie positive sono sommerse da un giudizio sommario che però viene suffragato dalle negatività che hanno la forza di imporsi sull'eccellenza. E poi Fabrizio. Fabrizio è un leader. Io ho avuto la fortuna di accompagnarlo in una sfida alcuni anni fa qui a Palermo. Da allora è cresciuto tantissimo, in una regione nella quale c'è bisogno di buona politica e di giovani leader. Lui sicuramente ha lo stoffa e il profilo per diventare punto di riferimento della Sicilia che non si piange addosso e della Sicilia che vuole imporsi positivamente nello scenario nazionale ed europeo e mediterraneo. Che cos'è Laboratorio Democratico? Laboratorio Democratico è un'associazione politica, politico-culturale, nata e fondata da me e da altri amici e compagni che hanno condiviso la campagna congressuale che si fece sulla mia persona. Io mi candidai alla guida del PD. Qui molti di voi mi hanno anche seguito e sostenuto con favore, chi vede, tanti amici e compagni. Quella campagna non mirava a vincere, non sono tanto scemo e illuso da pensare di vincere con Renzi. A me interessava una cosa e ci sono riuscito: mettere nel dibattito congressuale del PD tre temi. Il primo tema era l'Europa. Senza di me difficilmente ci sarebbe stato quel tema nel congresso del PD. Il secondo tema era il Mezzogiorno. Senza di me difficilmente ci sarebbe stato quel tema nel congresso del PD. E il terzo tema era il partito. Che tipo di partito? Qual è il rapporto tra partito e territorio? Qual è il rapporto tra partito e persona? Qual è il rapporto tra selezione della classe dirigente e qualità delle persone? Ora, quelle tre sfide rimangono in piedi e queste sfide alimentano Laboratorio Democratico, e su queste tre sfide si esercita la funzione di Laboratorio Democratico dentro il Partito Democratico e con iniziative esterne, ma noi siamo parte del Partito Democratico. Abbiamo un'organizzazione territoriale. Ora Salmo Andò ha avuto l'amabilità di assumere la presidenza nazionale, atteso il fatto che io non posso, per il ruolo che svolgo di capogruppo al Parlamento europeo, fare il presidente nazionale né il dirigente del Laboratorio Democratico. Sono un sostenitore esperto di Laboratorio Democratico, ma non per questo non ne sposo totalmente le cause. Le cause sono attuali, le sfide sono attuali. Io vi incoraggio Salvo, incoraggio Fabrizio, Ciccio, Raimondo, tutti quelli in maglio, tutti coloro i quali vorranno aderire. Portate avanti le battaglie insieme a noi che lo facciamo nel Parlamento europeo per cambiare l'Europa, primo, per cambiare le politiche economiche europee, per superare l'austerità, per sostenere il nostro sforzo. Che abbiamo imposto a Juncker un piano di 300 miliardi di euro per i prossimi 3 anni, replicabili nei successivi 3 anni. E grazie a noi socialisti nel Parlamento europeo che c'è un piano che sta per decollare e che finalmente non si parla più di austerità, ma si parla di crescita e di lavoro. E grazie a noi, se questo piano... E anche qui vale il discorso di prima, Maurizio. Questo piano è un mondo. Ci sono i settori, tecnologia, agenda digitale, ricerca, ambiente, trasporti.
ma poi varrà la qualità dei progetti. Ma bisogna parlare sin da ora con la Banca Europea degli Investimenti e con la Commissione Europea per capire come, quali sono i progetti più candidabili, più appetibili, quelli che riscuotono un maggiore anche attenzione da parte dei privati. Ecco il senso della nostra interlocuzione. Noi favoriremo un tavolo a Bruxelles sull'attuazione del piano Juncker con gli attori che vorranno proporsi. Cambiare la politica economica europea significa, come stiamo facendo, rendere più flessibile il patto di stabilità, renderlo meno stupido, più intelligente. Chi amministra le istituzioni locali sa bene che quel 3% è una mannaia, è un'idea di Dio, e grazie alla interpretazione del patto che abbiamo fatto approvare dalla Commissione Europea, ora quel 3% non è più un totem. Io vedo che nei vostri occhi c'è una sorta di disincanto, o perché non ci credete o perché non siete informati, ma queste cose che vi sto dicendo non sono promesse, sono fatti, realizzati in 8 mesi di attività parlamentare a Bruxelles, grazie ad un gruppo parlamentare di 191 persone che ha detto a Juncker: caro Juncker, tu hai bisogno dei nostri voti, senza i nostri voti non hai la maggioranza, noi i nostri voti non te li diamo se non fai queste cose. Un ricatto politico, sia chiaro, per il bene dell'Europa. E poi c'è la sfida per l'Europa politica, per l'Europa della politica estera, perché l'Europa stia sul Mediterraneo, non a parole, perché l'Europa stia sulla vicenda della Libia, perché l'Europa aiuti la formazione di un governo di unità nazionale a egida ONU e UE, perché l'Europa si impegni a fare un piano Marshall per la Libia e a stabilizzare il Mediterraneo, perché l'Europa stia lì dove purtroppo ha vinto, ha rivinto Netanyahu, portando il percorso di pace ancora più indietro, perché l'Europa stia sul conflitto Ucraina-Russia con un atteggiamento come lo sto avendo, Federica Mogherini, responsabile, equilibrato. Difendiamo l'Ucraina, ma non possiamo aprire le porte ad una guerra nell'est dell'Europa. Putin va stigmatizzato, va condannato, ma noi dobbiamo tenere aperto un filo di dialogo con un soggetto che è importante e fondamentale per tutti gli equilibri che vogliamo realizzare nel Mediterraneo. Non c'è discorso che possiamo fare con l'Iran sul programma nucleare, non c'è discorso che possiamo fare in Libia, in Siria, per la stabilizzazione del Mediterraneo, se non c'è il coinvolgimento della Russia. Questo non significa che dobbiamo subire ricatti, questo significa che dobbiamo a un tempo difendere l'Ucraina, soprattutto sul piano della ricostruzione economica e finanziaria, e a riaprire un dialogo con la Russia. E poi c'è la sfida del governo dell'immigrazione. Anche qui l'Europa deve agire come soggetto europeo e non lasciando i governi nazionali al loro destino. Abbiamo bisogno che l'Europa faccia Mare Nostrum e non si limiti a Triton, che non ci aiuta a salvare i migranti in mare. Abbiamo bisogno di aggiungere alla Convenzione sui diritti umani un paragrafo che riconosca il diritto dei migranti che stanno in mare, è un diritto umano a essere salvati. Io mi vergogno quando ascolto alcune espressioni di indifferenza o di palese, come dire, non interesse rispetto al tema che arrivano centinaia, migliaia di persone. Cioè, a noi non ce ne frega niente, a noi non ce ne frega niente. E in che mondo stiamo vivendo?
In quale mondo stiamo vivendo? In un mondo in cui non c'è rispetto alla persona, in un mondo in cui tutto è possibile, perché i valori, la dignità sono tutti pieni. Allora io chiedo che ci sia un'Europa che batta un colpo anche su questo. Le grandi sfide dell'Europa sono anche una politica fiscale che eviti i dumping, le grandi sfide dell'Europa sono anche le sfide dell'ambiente e dell'agenda sociale. Poi c'è la sfida del mezzogiorno. Sento dire che c'è bisogno di un ministero. Quando non si vuole risolvere un problema si dice c'è bisogno di una cosa settoriale, come se il mezzogiorno fosse un tema settoriale della politica italiana. È sbagliato scegliere la scorciatoia, che è una sorta di fumo negli occhi dei cittadini. Adesso facciamo il ministero, abbiamo risolto i problemi del mezzogiorno. Il mezzogiorno deve stare nelle politiche nazionali, in tutte le politiche nazionali, ed è giusto che la competenza stia alla presidenza del Consiglio dei Ministri, così come è necessario e doveroso che sui nuovi fondi europei tutti quelli che saranno attribuiti all'Italia meridionale non ci decidano le regioni come se fossero monadi, ma i governatori delle regioni del sud programmino insieme. E questa è la sfida che io lancio da Palermo insieme a Michela questa sera. Anzi, andiamo oltre. Quando ci sarà la conclusione del tour elettorale, della stagione elettorale, quindi quando avremo anche i governatori della Puglia e della Campania, noi convocheremo i governatori delle regioni del sud e li sfideremo positivamente dicendo: cari amici, uno è anche mio fratello, ma non me ne frega niente, perché non è che gli faccio sconti, il tema riguarda tutti. Pensare che i fondi europei per la Basilicata si debbano programmare solo stando con la testa nella Basilicata, trascurando che Matera, capitale della cultura dell'Europa nel 2019, è un centro che può essere da volano per tutto il sud, e che Matera dista 30 minuti da Bari, e che se vuoi fare un discorso sulle infrastrutture logistiche la Sicilia non può pensare solo a se stessa, ma deve pensare insieme, Calabria e Sicilia almeno, e che il discorso della ricerca e l'innovazione non può essere fatto regione per regione, e che il discorso dell'incoming turistico non può essere fatto soltanto dicendo, come è giusto, che Palermo, Catania sono città meravigliose, e lo dico senza alcuna piaggeria, ma se insieme a Catania e Palermo ci mettiamo anche Matera, Pompei, Ischia, Capri, ci mettiamo l'offerta agroalimentare, vitivinicola, culturale, religiosa, scientifica, che tutto il sud può produrre, non è meglio? Siamo stati mai in grado di fare questo? Siamo stati mai in grado di costruire una macro regione non istituzionale, non che superi le regioni, ma che diventi la dimensione politica nella quale si organizza la programmazione e lo sviluppo? Questa è la grande sfida. E poi c'è il partito, la selezione, le competenze, la politica, e innanzitutto quella che facciamo oggi con questa iniziativa, con questo taglio, è quella che affronta i problemi, è quella che non sta di curva su se stessa a pensare al piccolo gioco di posizionamento. Francamente, se questo è, io non ci sto, non mi interessa. A noi non interessa chi fa l'assessore, chi piglia quello, chi va, se va quello va quell'altro, va a fregare quell'altro, facciamo la mossa del cavallo. La politica è politica, e si differenzia, diceva Nenni, politica e patate iniziano con la stessa lettera, la P, ma una cosa è la politica e una cosa sono le patate. La politica è una cosa seria, e per recuperare credito e fiducia dei cittadini deve affrontare le grandi sfide, e le deve affrontare attraverso un confronto con i cittadini, un confronto reciproco con i cittadini.
Bene, questo è il senso di laboratorio democratico. Io vi accompagno. Vada. So che state facendo un ottimo lavoro in Sicilia, in Italia. Vi incito, vi incoraggio, vi sostengo. Ogni volta che sarà possibile la mia presenza, io ci sarò con voi. Se questa rimarrà la nostra missione, noi siamo con Renzi, col suo tentativo di riformare l'Italia. Vedete, ognuno ha il suo carattere. Ma non è il problema il carattere, il problema è l'obiettivo e i risultati. Renzi sta cambiando veramente il paese e sarebbe delittuoso interrompere con manovre di palazzo lo sforzo di rinnovare e di cambiare profondamente questo paese. Il laboratorio democratico, il sottoscritto, sta pienamente su questa linea, con lealtà, con forza, con durezza, perché su questa linea passa la possibilità di cambiare il paese. Ma dobbiamo anche cambiare l'Europa e dobbiamo anche cambiare il Mezzogiorno. Basta piangersi addosso, abbiamo gli strumenti, dimostriamo al mondo di che pasta siamo e che noi siamo capaci di scrivere con le nostre mani, con la nostra testa, il nostro futuro. Grazie. Grazie a Gianni Pittella.